Napoli va a Correa. Mamma avrei. Si tenne in me sordo. Sì, ma io sto dicendo che non è bello giocatore. Indomina, amico, Correa mi piace, già sta parlando in Argentina. Il problema con Napoli, chi lo Napoli vuole a tutti, però un po' senza renare, o quando è messo senza soldi, è messo se cantano che soldi, fai la messa, lascia i soldi e se la messa, sennò niente da fare, Correa, indomina, subito vi chiesa a Correa, ma a Mavre, ma chi si scontra là, chi si è da scontrare? Che brillantine, ma mietta male con brillantine e barba papà, sta che scendillo. Vabbè, ma Correa voglio qua sicuramente a Retosimento, sicuro. Può cagnare pure moto, quattro cagliate, no, spallettone da cagnare nuovo moto, lo per me. Non mi affidare sempre a Retosimento, capì? Potruanno Rosimena per molto, ma non è che tanto cosa sua. Parliamoci chiaramente, che sembra verità. Sì, attaccante cose, però non è che si ha che fare, capito? Fa sempre un così. Comunque ufficiale, il Napoli cerca un vicemeretto, mamma mia. Un vicemeretto, mamma mia. Allora mai rette titolare in porto, chi pazzi, pazzi pure se vice. Posso andare anche io per fare il dodicesimo. Che sono le notizie? Napoli. Sì, che sono le notizie? Meretta vuole a Correa. Vuole a Correa, è logico. Allora, tu appena per esempio Barbagiano oggi devi venire a Napoli. Cioè, tu ce l'hanno regalato i calciatori che vengono a Napoli. Ci hanno regalato i calciatori, se ci hanno regalato i calciatori. Il calciatore non sa da pigliare euro perché già sta a Napoli. Chi le può cambiare così? Sta a Napoli e sta a Barbapapà. Capito? Allora chi non cerca un euro quando viene a Napoli? Il Barbapapà non spende un euro perché stanno a Napoli, a Napoli. E allora facciamo uno squadro. Noi stiamo facendo un capriolone, ma chi li russi? Ma siamo quinto per me. Ma mo facciamo capriolo, tranne che questo, vabbè, comunque io ti dico sempre la stessa cosa. Ah boh, scusa, perché si chiama un attaccante, non c'è una pista, non c'hai qua? Ma lo pigliamo. Un po' bravo, non c'hai qua. Norica, ma chi pigliamo? Ma cosa ci volevo portiere? Nemmeno il cranio se l'aveva domonto. La prima cosa ci volevo portiere ovvero. Senta Barbaccia, tu voglio fare un piccolo suggerimento. Tu hai pigliato un bidone con Meretta e non ci stanno santa a pendere. Tu hai refusato nulla. Si li hai cacciati, che non hai cacciato niente. E ha pensato che tu hai perso i soldi perché Meretta fa una cosa che non è il suo mestiere. Si trova in porta. Come un portiere si trova a fare un portiere rubato. Quindi tu non dai fiducia a Alex Meretta? Assolutamente no. Il portiere ti deve dare 10 punti con tutte le pellicchie. Questo bravo, chi sta muto non parla, ha paura, perché ti anche in porta siamo un calcio d'anca, una pulsione, perché lui è già fuori, ti mette paura. Noi partiamo minima con meno 10. Sì? Sì, assolutamente. Posto è più 10, perché ti meno 10. Non comunque cosa. Le due notizie sono il Napoli vuole. Io vorrei. E cerca il vicemeretto, basta. Ma stiamo a posto. E l'Inter intanto ha preso Lukaku, diciamo. Prendendo il vicemeretto, volendo Correa, aspettando De Lufeo. Abbiamo fatto uno squadro. Abbiamo fatto uno squadrone assolutamente così. Barbapapà da piglia sempre via su per me. Io penso che sotto penso che con tutto il Natale ce lo ammazzo. Ciao. Ciao.